Buonasera, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Siamo su Forza Horizon 5. Siamo pronti per continuare la nostra serie di missioni, in particolare quelli da Stuntman. Eravamo stati chiamati alla fine delle riprese del film, in realtà, perché ci è stato chiesto aiuto e noi ci stiamo recando nel posto dove ci hanno detto di andare. Ecco, siamo quasi qua. Ok, che è successo? Ok, perfetto. Vediamo che cosa c'è ancora, visto che le riprese del film dovrebbero essere finite. There's a new scene. Apparently we need to take advantage of the presence of a major cultural event to root the story in the zeitgeist. What now? Get in the car, kid. I'll explain. Oh, beh. Scene 103. Something at the festival. Floor it, kid! Straight through the festival! Hit the jumps! Apparently the scene's got to go right through the middle of a race or something. Tell Scott Tyler not to flop his lines this time. Wait. We're putting the festival in the movie. And Scott Tyler's got lines! That's right, kid! Up through here! Head for the ramp! Cue the drivers! Cue Scott! We have got another vehicle on the track, ladies and gentlemen. Pause. What is going on? I had no idea that was going to happen. We let him write his own lines. Ragazzi, io sto perdendo il controllo tantissime volte. Cioè, veramente, ragazzi, è difficilissima da guidare sta macchina. Ma dove caspita l'hanno presa? Non si guida per nulla. Ma poi come facciamo a sbagliare sempre la direzione dei salti? Cioè, manco a farla apposta, oh. Ma che macchina è? Cioè, ma non so che macchina ci abbiano dato per le mani, ma è veramente una roba inguidabile. Inguidabile. Allora, non va dritta, cioè è come se avesse proprio la convergenza sbagliata. Ok, quanto dovevamo fare? Che disastro, ma che auto del cavolo, cioè veramente non va dritta, non frena. Non ho capito a cosa serviva tutto il circuito precedente, visto che dovevamo semplicemente fare la sfida di velocità. Right, kid. We're back in it. Get here when you can. Another stunt. I'll be right there. Ok, dov'è che dobbiamo andare di preciso? Un sacco di chilometri per arrivare qua. Allora noi facciamo un piccolo taglio. Tagliamo un po', visto che abbiamo questo trasferimento rapido abbastanza vicino. Ma l'altra volta si guidava meglio quest'auto, che è successo? Che è successo a quest'auto? Adesso si guida peggio rispetto all'ultima volta. Ok, scena 117, dovrebbe essere la penultima di questo capitolo. Hey there. So, I just got off the phone with the director, and he wants one more stunt. And not just any stunt. He wants me to jump across the bay, being chased by a cargo plane. And there's dialogue all over it, so no driver swapping. I think it's time we fessed up to Victor. Hang on.
If we can't swap drivers, why don't we swap cars? With one waiting in the motorway tunnel. Right, I need props and another hero car. Do we even have another hero car? Yes, we do! The one that was too fast for anyone to drive. I'll get it ready over at the bridge. Speriamo che non sia come l'ultima. È quella? È sempre quella. Scene 117. One take. Action. Okay. I'll do the first section and you take over at the tunnel. We can do this, Frankie. Just drive casual. Now, Frankie, it is time. We must close the loop, combine the dimensions, and transform this conflict into art. Got a bad feeling about this. See, you are being torn apart from the inside. It's almost as if there is another Alex Cobalt straining, fighting to take control. Understand? And fine. Not gonna make it. Ok, ci hanno dato un'auto che si guida malissimo. Vabbè, ma così poco dovevamo fare? Ah, vabbè. Ci hanno dato un'auto che si guida malissimo dicendoci di fare meno danni possibili, quindi era una bella sfida, ma... I can't act and drive at the same time. The plane's spinning up. Get to the airfield. Go, go, go! Vediamo se dobbiamo fare altra strada con quest'auto, che non la posso vedere più. The high power one Victor asked for, but we never used, so, enjoy? Whoa! This thing can move! Ok, adesso dobbiamo fare un salto, mi sa. We need a line here, I think. Frankie, would you improvise something for me, please? I have to return to the future! Mamma mia, è brutta da guidare sta macchina. Ma devo superarlo? Ok. Questa è bella. Wow. 770 metri. We did it. We actually bleeding did it. Amazing, both of you. I couldn't tell from watching the feeds. Amazing work. Great driving. And I mean reasonable acting too. Altre tre stelle, ma quindi alla fine sono rivelati o no al regista? Non l'ho mica capito. Ok, abbiamo finito stavolta questa serie di... Vediamo se ci dà un'ultima missione o qualcosa del genere, o se ce la dà per finita questa. Ok. Ah, adesso ce l'ho da per finita la missione, sì. Quindi quello che potremmo fare, mentre qua ci sono tutte le altre... Qua c'è effettivamente un'altra missione di Lucia de Carreteras che già avevamo fatto. Allora, quello che possiamo fare, visto che qua non ci dà granché... è andare a sbloccare un altro capitolo, l'ultimo dell'avventura Horizon, che è il gran finale delle gare cross country, tra l'altro, sperando che non sia troppo lunga questa gara. Ora vediamo. Ok, si chiama il Titano quest'ultima gara delle cross country ed è questa qui. Possiamo fare un viaggio rapido da qualche parte, magari.
Allora, il viaggio rapido lo possiamo fare, ma è sempre abbastanza inutile perché è sempre lontanissimo e soprattutto dobbiamo salire per l'ennesima volta questo... Dobbiamo salire per l'ennesima volta questo... questa montagna che ci ritroviamo davanti e direi che ci vediamo direttamente lì, ragazzi, sì. Ok ragazzi, ci siamo quasi arrivati, abbiamo porcato un po' la nostra auto effettivamente. Prima di iniziare volevo andare a vedere se potevamo sbloccare qualche punto. Effettivamente l'altra volta si guidava molto meglio quest'auto su sterrato e adesso stiamo avendo qualche problemino in più. Però io comunque vorrei un pochino migliorarla, dai, alla fine penso che meglio di così non è che possiamo fare molto. Va bene, qualche punticino l'abbiamo speso in quest'auto. Questo qua già c'eravamo passati, mi pare, in questo laghetto. Ma da questa montagna ci siamo passati 16 volte, quindi è possibilissimo. Ok, non so quanto durerà. Spero che non vada troppo per le lunghe il video, ma sono 26 km, non dovrebbe essere così lungo. Il problema è che sarà molto tortuoso. E siamo dalla Gran Caldera, che appunto è il vulcano, alle profondità della selva. Di la selva. Ok. Siamo proprio in un postaccio, a quanto pare. E tra l'altro a noi ci stanno consigliando delle auto da, insomma, da sterrato, da fuoristrada, però non hanno dei valori fuoristrada superiori a quello della nostra McLaren Senna modificata, quindi potremmo anche prendere questa e sperare di aver costruito una buona auto da fuoristrada. Se così non fosse, effettivamente potremmo miseramente fallire questa gara e doverla ripetere. In ogni caso, the Titan. Right. Let's get out there and finish this cross country program with a bang. In ogni caso direi di fare la dovuta premessa come sempre. Mentre partiamo cercheremo di non utilizzare flashback, ma senza troppa ansia, quindi se ci sarà bisogno di utilizzarlo lo utilizzeremo. Intanto in partenza, per essere sicuri di complicarci la vita, come potete vedere ci hanno superato tutti. Mamma mia, ma che percorso è? Ma quante volte usciremo di strada, scusate, con questo percorso? Allora, il percorso non è troppo lungo come abbiamo visto, però fa veramente schifo, cioè è super tortuoso. Guardate qua. I rischi. Perché ci stiamo girando? Ma perché ci siamo girati? Niente. Niente ragazzi, non lo so perché ci siamo girati. Eravamo secondi, stavamo guidando anche bene. Niente, non... evidentemente non è abbastanza da fuoristrada questa nostra auto, perché si è girata da sola in pratica. Certo che se poi ci si mettono pure in mezzo diventa difficile. Allora, noi sullo sterrato non stiamo andando troppo male. Stiamo trovando tante difficoltà invece sulle zone erbose. Tipo questa. Qua facciamo un bel po' di fatica. Qua abbiamo preso la curva malissimo. Siamo settimi. Diciamo che il primo è già imprendibile. Aia. Niente, sulle curve strette, sull'erba, veramente, ragazzi, è ingestibile. È ingestibile quest'auto.
Non so perché, non so che tipo di caratteristiche ci vogliano per gestire, per avere una macchina più gestibile sull'erba, però questa non lo è. Purtroppo non lo è. Ok, adesso siamo nell'arena in cui siamo stati qualche episodio fa. Aia, aia. Mamma mia, non riesco a controllarla, ragazzi. Non riesco completamente a controllarla. Non so perché, ma non riesco a controllarla. E tra l'altro io non vorrei dire, ma... ragazzi, è incontrollabile. È incontrollabile, ragazzi. Vabbè, però questa cosa non è giusta, Questa cosa non è giusta. Che lui si è girato e ci ha preso. Già facciamo schifo. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Anche lui è uscito. Allora anche gli altri escono. Però noi siamo ultimi. Mamma mia, ragazzi, questa la vedo veramente dura. Cioè, così in difficoltà in queste gare forse non lo siamo mai stati. Siamo stati tanto in difficoltà, ma così, così raramente. Cioè, non riesco a fare le curve. Meno male che l'abbiamo fatta da fuoristrada. Magari, vabbè, sicuramente questa gara non andrà a buon fine. Poi magari vi farò qualche taglio per non farvi vedere i tentativi falliti. Però, insomma, bisogna un po' capire che auto prendere. Magari proverò con una delle auto consigliate dal gioco stesso, tra quelle che ho, chiaramente. Che poi in realtà... vabbè, ma come faccio se mi fai arrivare già fuori strada? Comunque in realtà basterebbe cercare di tenere la strada in molti punti. Il problema è tenere la strada, per l'appunto. In alcuni punti, come adesso, che non so com'è che non siamo usciti, è veramente difficile. Ma la cosa che ho trovato più difficile, ragazzi, sono queste parti sull'erba. Cioè non si riesce a far stare la macchina dritta. E soprattutto in fase di... cioè, vedete, io non riesco. Cioè, veramente non riesco. Soprattutto in fase di accelerazione. Non so cosa stia accadendo in questo momento, in tutta onestà. La macchina va un po' per conto suo. Anzi, un po' tanto per conto suo, direi. Soprattutto in accelerazione non si riesce. Cioè non riesco proprio ad accelerare senza perdere il controllo. Mamma mia, e che cos'è? Quindi mi sa che dovremmo riprovare questa gara con... non si vede niente, non si vede niente. Sì, vabbè. Vabbè. Impossibile, impossibile. Ok, ragazzi, siamo di nuovo qui, ma dobbiamo provare con un'altra auto, per forza. Potremmo provare con la nostra... o questa, perché effettivamente ha dei pneumatici da fuoristrada, ha 8 di fuoristrada, ma insomma anche l'altra aveva 8 ed è stato un disastro. Anche questa aveva 8 e tra l'altro aveva pure 10 di frenata. Questa veramente non so come fare. Possiamo provare con una di quelle consigliate. Tra l'altro questa non era consigliata, quindi magari può essere meglio, però non lo so.
Proviamo con la nostra vecchia Ford Escort che ci ha dato tante soddisfazioni, seppur con tante difficoltà. E vediamo un po' che succede. Anche se non hai i pneumatici da fuoristrada, tanto in realtà, cioè, le zone in fuoristrada sì ci sono, ma sono molto di più le zone su erba, che sono molto più difficili, stranamente tra l'altro. Cosa che non mi aspettavo assolutamente. Vediamo un po' se il fatto anche che gli altri vadano un po' più vicini. Ecco, per esempio, questo davanti è partito in retromarcia. Non so come sia possibile questa cosa. Questo che avevamo davanti a noi è partito andando indietro. Allora, il feedback su questi terreni, diciamo, veramente terrificanti nei quali si tiene questa gara, è lo stesso di prima, quindi terrificante. Anche il suono del motore di quest'auto è terrificante. Fortunatamente me l'ero dimenticata, ma purtroppo adesso me lo sono ricordato. E la cosa interessante sarebbe avere, diciamo, stare dietro a qualcuno, stare abbastanza vicino a qualcuno sempre, per avere una scia da seguire, anche per le curve, cioè sapere quando ci sono curve un po' più strette. Cosa che in realtà nella quale sto avendo qualche difficoltà, perché potrei guardare il radar per avere una visione più nitida di dove, di quando ci siano delle curve più strette, però in quel caso potrei anche schiantarmi per guardare il radar. Intanto stiamo andando un po' meglio di prima, perché primi non c'eravamo mai stati prima. Abbiamo una curva stretta, vediamo. Ecco, questa è andata anche questa meglio, effettivamente. Dobbiamo farle molto piano, questa è la verità. Dobbiamo fare queste zone sull'erba molto piano, anche perdendo tantissimo, ma è l'unico modo per restare in gara. Qua li abbiamo presi tutti, i muretti, mortacci loro che vanno sempre più veloci di noi, non si sa come. Qua è una curva un po' stretta. E niente ragazzi, la nostra Ford Escort comunque si rivela essere sempre la migliore auto da fuoristrada che abbiamo. Ma secondo me in realtà non è manco il fatto che sia la migliore, secondo me il fatto è che le altre auto, quando noi gareggiamo con questa, non sono così forti. Quando invece gareggiamo con auto più prestanti, la differenza tra noi e gli altri si sente tipo 4 volte tanto. Perché anche agli altri, quindi anche all'intelligenza artificiale, viene data un'auto dello stesso livello, che però riesce, diciamo, a gestire molto meglio rispetto a noi. Abbiamo fatto strike? Ecco, qua stiamo facendo un botto di punti con questa gara, quantomeno. Ah, ma ci hanno ripreso. Ma quando è che ci hanno ripreso, scusate? Dentro l'arena con... mentre giocavamo a bowling ci hanno ripreso, mi sa. Ma questa per forza così, ragazzi. Cioè, questa... bisogna sperare di arrivare alla fine davanti, ma senza spingere troppo, perché che se spingo finisco fuori, cioè non ci stanno alternative. Quindi ci riprenderanno spesso, perché non creeremo mai distacco andando così piano, però è l'unico modo. La cosa che farebbe veramente comodo sarebbe un bel navigatore. Avere un navigatore come nei rally sarebbe bellissimo, che ti dice tipo curva stretta a sinistra oppure a destra, le robe qua. Ridendo e scherzando, siamo a metà gara, quindi non stiamo andando male, manco benissimo, per carità, perché ce l'abbiamo sempre comunque attaccati gli altri, eh? Però quantomeno siamo in pista. Ora, per esempio, con queste curve fatte così lente ci hanno recuperato tutto il vantaggio, ma più veloci di così non le potevamo fare, se no finivamo fuori strada. Mamma mia i rischi
qua l'auto se n'è andata per fatti suoi e ci hanno ripreso. Li sento, ci passa la capra davanti, ci mancava solo questa. Sono dei momenti in cui tra curve a sinistra e curve a destra l'auto se ne va un po' per fatti suoi, scoda tantissimo e tenerla diventa veramente un casino. Come in questo caso, tra l'altro. Eccoli, sono arrivati. Io non vedo niente. Dove sta il checkpoint? Cioè, se loro mi mettono i segnali del checkpoint dello stesso colore del terreno, ovvero verdi, io come li devo vedere? Cioè, vorrei capire come li devo vedere. Ora, questo Ash che ci ha superati, non lo sa che io, piuttosto che farlo vincere, sarei capace di sventrargli l'auto? Dai ragazzi, ma cos'è successo qua? Ma come ha fatto a volar via la macchina? Dai, ma come ha fatto a volar via la macchina? Ma guarda questo che si è girato e ci ha fatto muro. Niente, eravamo primi. Giusto che ancora c'è tempo, però... Cioè, veramente, c'è successo di tutto in un secondo. Ecco, appunto. No, questo no. Questo non l'accetto, guarda. Ho accettato il primo, ma questo non l'accetto. Abbiamo preso un dosso senza senso, cioè veramente senza senso, cioè una minima cunetta che ci fa ribaltare in quel modo è completamente contro la fisica. Ok, qua c'eravamo arrivati anche prima. Mamma mia, i rischi. Non si vede niente. Mi mettono i checkpoint verdi in mezzo all'erba verde. Ma come devo fare io a vederli? Scusatemi. Che percorso del cavolo. Comunque, assolutamente, ragazzi, allora, c'è stato uno dei percorsi, forse il primo percorso lungo che abbiamo fatto, quello dove siamo saliti in montagna, nella montagna, tutto sotterrato. Forse erano proprio era l'ultima delle gare sotterrato. Quella è stata difficile, ma questa è più difficile. Quella è stata difficile perché avevamo un'auto del cavolo, che forse era questa, tra l'altro, quella con cui l'abbiamo fatta. E però per quelle distanze veramente era difficilissimo, quindi già l'auto non ci aiutava, in più il terreno era in quel modo ed era molto lungo il tragitto, e quindi sono arrivato, è durato mezz'ora circa quell'episodio, no? E quindi sono arrivato stanchissimo al termine. Qua invece è un po' più breve il tragitto, o almeno dovrebbe esserlo, però cioè è inguidabile, non si riesce a guidare qua, cioè non si riesce a guidare completamente. Anche l'ubicazione dei checkpoint lascia a desiderare, perché non si vede nulla, ma anche la stessa, diciamo, bellezza del percorso, no? Cioè delle zone che stiamo attraversando, secondo me è inferiore rispetto a quelli che abbiamo fatto. Cioè là c'era la montagna, abbiamo attraversato il tempio, le rovine del tempio Maya o Azteco, quello che era, abbiamo affrontato delle zone molto suggestive, molto più suggestive di queste. Ecco, adesso ci siamo fatti recuperare con un paio di curve prese veramente male, proprio adesso che stiamo arrivando alla fine. Ok, siamo al 92%. Vediamo se questa cosa ci costerà la vittoria.
E sarebbe veramente brutto se ci costasse la vittoria, eh. Io sono disposto ad uccidere in questo caso. Ragazzi, ma non è possibile, non è possibile, non si vede. Cioè, non si vede. Non si vede proprio la... Non si vedono proprio le curve. Non si vedono proprio le curve. Non scherziamo, eh. Non scherziamo che... No, ragazzi, dobbiamo passare. Siamo passati. Siamo passati. Wow, che finale. Il finale è stato veramente bellissimo stavolta. L'abbiamo superato in volo. Che fatica, oh. Che fatica. Ero lì per utilizzare il flashback anche nelle ultime due curve dove abbiamo sbagliato, ma non l'ho fatto. Country racing, when you have such nice looking country to cross. Mi dispiace che abbiamo utilizzato quel flashback intorno a metà, però non ce la potevo fare a ripeterlo una terza volta. Non ce la faccio proprio a ripetere le cose 10 volte. Sennò diventava un Souls-like sto Forza Horizon. Ok, questo è stato completato. Sorry to interrupt your Hall of Fame chase, but we need to pick an adventure. Ora la scegliamo l'avventura, signora. Andiamo alle acrobazie, che è la cosa che mi piace di meno. Oppure la prossima volta faremo una un episodio solo gare random. Vediamo un po', vediamo un po'. Detto questo, ragazzi, io direi che ci possiamo lasciare qua con la nostra Ford Escort, che non delude mai, alla fine. Se vi è piaciuto il video, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale, seguitemi pure sull'altra piattaforma per tenermi compagnia in live, andate a guardare anche tutti gli altri video esclusivi che stanno arrivando in questo periodo, soprattutto sui GOTY, quindi sul GOTY e quindi sui Game of the Year, insomma anche consigli su cosa giocare, andate a guardare tutto, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, grazie a tutti ragazzi, ciao!